con Marcello Ghizzinardi, allenatore dell'Urania Milano. Marcello, una partita da due volti per l'Urania, primo tempo sotto intensità, in ritardo su tutto, anche la zona non ha funzionato, poi mi sembra che nel secondo tempo qualcosa negli spogliatoi deve aver detto. Sì, no, è la nostra storia, insomma, se giochiamo con un'intensità di categoria superiore possiamo giocarcela con tutti, se no facciamo fatica. Insomma, Firenze, non so, le statistiche sono arrivate un po', come dire, incomplete, però 70% dal campo, tutto, da due, da tre, provato un po' a mischiare, zona pari, zona dispari, però eravamo in ritardo su tutto, era il rischio dopo una grande vittoria con Udine, c'era questo rischio, devo dire che per fortuna ci siamo corretti in tempo. E Firenze forse ha perso la partita nell'ultimo minuto e mezzo, due minuti del primo tempo, perché meritava di andare a riposo con un vantaggio sicuramente superiore, no? Invece c'è Littorgano e anche Ganguzza, se non mi sbaglio, hanno trovato Canessi da tre punti, molto più tanti ad un passettino in avanti nel secondo tempo, più intensità, più difesa. Però al di là dei giocatori che risultano dal tabellino, come per esempio Paleari, come per esempio Demin, secondo me Stiepovic ha giocato una partita oggi di una completezza incredibile, annullando sostanzialmente Touré. Sì, Dusan è un giocatore, io ho una squadra di giocatori che stanno cominciando a guardare il loro futuro, per cui lavorano, Stiepovic, Mariani, Paleari lavorano, per cui non sempre riescono a essere brillanti, però l'intensità è la loro caratteristica da sempre, per cui finché non perdono questa intensità possono giocare anche a questi livelli contro giocatori importanti come Momo Touré e come la settimana scorsa Poltroneri e come la settimana prossima magari con Bergamo. Però hai detto giusto, la chiave è l'intensità, insomma negli spogliatoi si è riusciti a correggere qualcosa. Dopo, non è cambiato nulla perché abbiamo fatto uomo, un po' di match come l'abbiamo fatto nel primo tempo, ma tatticamente non è cambiato nulla, è cambiato solamente l'atteggiamento mentale.